ciao. E invece a Gubbio in Umbria c'è Simone. Simone, buongiorno. Ah, buongiorno. Allora, buongiorno. Ciao. In, Simone. In partenza per Zurigo domani. Venerdì allo stadio avrò la maglietta del coniglio. Sì, speriamo. E rappresenterai speriamo. Tutto noi, tutti noi. Speriamo e spezzeremo le reni alla Romania. Chiedo scusa, lascialo andare, chiedo scusa. Allora, Simone, che ci racconti? Allora, avevo le mani occupate perché avevamo 12 anni, 11 anni e c'era la migliore gelateria di Gubbio nella piazza centrale, che quindi è, bisogna fare molta salita. Sì. Però era quella gelateria che aveva il gusto puffo, che regalava dei puffi adesivi ogni volta che ci prendeva un gelato. Quindi certo. Si andava necessariamente là. Sì. Allora ci andiamo io e un mio amico, perché la piccola Katia, che era la più bella di tutta Gubbio, voleva un gelato ovviamente al puffo. Allora, certo. Io questo mio amico, un gelato lui, un gelato io, chi glielo porta Katia? Chi ovviamente glielo? Io. È ovvio. In bicicletta. Mamma in bicicletta. Mia, sì. Allora, io, il mio amico guidava con una mano mangiava questo gelato. Sì. Gubbio è tutta solite discese, quindi andavamo in discesa. Sì. Mano al freno. Io avevo due gelati, quindi con il pollice e l'indice tenevo un cono in ogni mano. Mamma mia. E con le restanti tre dita sì. Tenevo manubrio e freni. Certo. Ovviamente passiamo per via Cairoli, che è una via tutta pietre, dissestata, perdo completamente il controllo e vado dritto per dritto in un muro. No. Il muro fino a qualche anno fa ancora c'erano tracce di sangue visibili. Io mi sono svegliato la sera in ospedale, alla presenza di parenti ed amici. Tutti intorno. E appena mi sono svegliato ho detto, i gelati, dove sono? Dov'è il gusto puffo? Sì. E Katia era lì ancora che aspettava il gusto puffo. Ma Katia almeno ha apprezzato questo tuo immolarti o no? Sì, l'ha apprezzato moltissimo. Ecco. E quindi così è andata. Ora però ho detto che io domani venerdì vado a Zurigo con la maglietta, però mi deve arrivare, quindi fatemi una... ma ci vuole un miracolo però a domani. Comunque noi te la si manda, così potrai rappresentarci di fronte al mondo, Simone. Però ve la devo cantare. Cantacela. No? Canta. Chiedo scusa De Gregori. Prego. E la maglietta, amore, una maglietta ti prenderò. Sentirete il ruggito del coniglio, io canterò. Buone vacanze, amici. Grazie per tutta la stagione bellissima. Grazie, Simone. Un abbraccio. Vi aspetto a settembre. D'accordo. Ciao, a presto. Auguri. Ciao, ciao, e adesso. Senza fare.